to shoot me on sight. It was not until the Freedom of Information Act was passed in the mid-70s that we began to see the scope of the United States government's persecution of political activists. To make a long story short, I was captured in New Jersey in 1973 after being shot with both arms held in the air and then shot again from the back. I was left on the ground to die, and when I did not, I was taken to a local hospital where I was threatened, beaten, and tortured. In 1977, I was convicted in a trial that can only be described as a legal lynching. In 1979, I was able to escape with the aid of some of my fellow comrades. I saw this as a necessary step. La più importante organizzazione nel mio elenco con cui volevo incontrarmi era il centro del Black Panther Party, partito delle Pantere Nere di Oakland. Avevo un grande rispetto per quel partito, che mi aveva fortemente influenzata, come del resto avevo influenzato quasi tutte le persone della mia età che conoscevo. Ogni volta che sentivo parlare di Huey Newton e Bobby Seale, che avevano sfidato la struttura del potere, battevamo le mani e dicevamo yeah. Per quanto mi riguardava, le Panthers erano veramente cattive. Il partito era più che cattivo, sapeva veramente imporsi. Il solo fatto che avevano avuto l'audacia di entrare nel Senato della California armati di fucili per chiedere che il popolo nero avesse il diritto di portare le armi e il diritto all'autodifesa mi lasciava sgomenta per l'ammirazione. E quanto più diventavo politicizzata, tanto più li apprezzavo. Le Panthers non cercavano di apparire intellettuali con discorsi sulla borghesia nazionale, sulla struttura militare o industriale, sulla classe dirigente reazionaria. Semplicemente chiamavano sbirro uno sbirro. Non parlavano in termini di esercito interno repressivo o di apparato coercitivo dello Stato. Per loro gli sbirri razzisti della polizia erano dei cani razzisti. Una delle cose più importanti che il partito faceva era rendere veramente chiaro chi fosse il nemico. Non la gente bianca, ma gli oppressori capitalistici imperialistici. Toglievano la lotta di liberazione nera da un contesto nazionale e lo collocavano in un contesto internazionale. Il partito appoggiava lotte e governi rivoluzionari in ogni parte del mondo e insisteva che gli USA se ne andassero dall'Africa, dall'Asia, dall'America Latina e anche dai nostri ghetti. Avevo conosciuto alcune Panthers a New York quando avevano parlato nelle conferenze alle quali li avevamo invitati al Manhattan Community College. Mi ero poi recata più volte nella sede di New York del partito e mi ero offerta di aiutarli in questo o in quello, qualsiasi cosa servisse. Ero felice di farlo, non aprivo bocca, mi limitavo a guardare, ascoltare e lavorare. Alcuni dei compagni mi chiedevano perché non mi iscrivessi. Probabilmente lo farò un giorno, rispondevo sempre. Quando sentì alla radio che c'era stata una retata nella sede delle Panthers di New York, ne fui furiosa. Le accuse della cosiddetta cospirazione erano talmente stupide che persino un idiota se ne poteva rendere conto. Gli sbirri avevano avuto l'audacia persino di accusarli di cospirare per far esplodere i fiori nel giardino botanico. E i 21 erano tra i migliori fratelli e sorelle del partito, quelli con maggiore istruzione politica. Era un insulto. Proprio allora pensai di iscrivermi al partito, ma c'erano delle altre cose che volevo fare. Avevo bisogno di non farmi conoscere molto per poterle fare. Per quanto apprezzassi il partito, infatti, avevo anche delle sostanziali differenze con il suo stile di lavoro. Quando aprì la porta principale del quartier generale di Oakland, mi sentivo nervosa all'idea di entrare, come lo ero stata per i Doberman che scorrazzavano nel cortile. Un fratello aprì la porta e io balbettai nervosamente che venivo da New York ed ero lì per conoscere il partito.
Si comportò come se fosse felice di vedermi e mi portò in una stanza dove c'erano delle altre Panthers. Un gruppo di sorelle e di fratelli era lì seduto, ridendo e parlando. Mi salutarono con naturalezza e mi passarono una sedia. C'era Artie Seal e io dovetti controllarmi per non fissarla con aria sciocca. Mi chiedevo come si dovesse sentire con suo marito in prigione, incastrato dalle false accuse, legato e imbavagliato in aula. Ne riconobbi altri dei quali conoscevo i nomi. Era strano essere in una stanza con quella gente. Era come stare seduta nelle pagine di un libro di storia. Mi chiesero di New York ed io raccontai quanto stava accadendo con gli studenti neri del Manhattan Community College, il City College di New York e il movimento studentesco nero in generale, il movimento contro la guerra, i lavoratori edili neri e qualsiasi altra attività nella quale all'epoca ero coinvolta. Dissi loro che avevo fatto dei lavori per le Panthers di New York ed elencai una lista di persone che conoscevo. Qualcuno mi chiese perché non mi fossi mai iscritta al partito. Balbettando, risposi che ci avevo pensato, ma avevo deciso di no. Perché? Volevano sapere tutti. Mi era difficile dirlo perché sentivo tanto amore e rispetto per le sorelle e i fratelli che erano lì seduti, eppure sapevo che mi sarei odiata se non avessi detto quello che avevo in mente, che ero stata scoraggiata dal modo in cui i portavoce del partito parlavano al popolo, che il loro atteggiamento era spesso arrogante, insolente, irrispettoso. Dissi loro che preferivo la maniera gentile e rispettosa con la quale gli attivisti del movimento per i diritti civili e i musulmani neri parlavano al popolo, piuttosto che lo stile arrogante del tipo vatti a farti fottere che era in voga a New York. Dissi che bestemmiavano troppo e allontanavano così molta gente nera che altrimenti sarebbe stata disponibile verso ciò che il partito diceva. Quando finii, aspettai nervosamente, convinta che avrebbero attaccato tutto quello che avevo detto. Con mia profonda sorpresa, nessuno lo fece. Erano tutti d'accordo che se quello era realmente il modo che avevano i membri del partito nel rapporto con la gente, allora dovevano cambiare subito. Una delle sorelle precisò che c'era stata una crisi nella direzione della sede di New York a causa dell'arresto e dell'imprigionamento delle Panther 21. Tutti nel movimento sapevano bene che la polizia di New York aveva sequestrato i capi più esperti, più capaci e intelligenti della sede di New York e aveva chiesto 100.000 dollari di cauzione per ognuno di loro. Uno dei fratelli mi spiegò che le Panthers affrontavano lo stesso problema in tutto il paese a causa della persecuzione degli sbirri. Trascorremmo il resto del pomeriggio parlando della lotta nera a New York e negli USA in generale. Ero immersa in una discussione sulla strategia e sulla tattica quando entrò Emory Douglas. Ero felice di incontrarlo, come un'ape in una fabbrica di polline. Apprezzavo molto i suoi lavori artistici e a casa avevo appuntato sullo sportello del mio armadio a muro un brano da lui scritto a proposito dell'arte rivoluzionaria. Facemmo subito amicizia e quando tutti finimmo di parlare mi portò a vedere come veniva stampato il giornale. Fui veramente colpita dalle Panthers di Oakland. Dopo la mia prima visita tornai più volte nei loro uffici, visitai altre sedi nella stessa zona, parlando con la gente e facendo le mie solite tonnellate di domande. Passai un paio di notti a lavorare al centro di distribuzione del giornale del partito che si trovava nel distretto di Fulton a San Francisco. Era un viaggio. I giornali venivano ritirati in tipografia solo a tarda sera e la gente lavorava fino alle ore piccole selezionandoli e preparandoli per la distribuzione alle sedi delle Panthers in tutto il paese. Vi lavoravano membri del partito, ma la maggior parte sembravano sorelle e fratelli del quartiere che erano venuti a dare una mano. C'erano molti giovani e alcuni fratelli e sorelle più anziani. Mentre facevamo i pacchi con i giornali, scrivevamo gli indirizzi, tenevamo il conto dei giornali e cantavamo le canzoni delle Panthers, marce e inni politici. Ogni tanto qualcuno usciva per andarsi a bere un piccolo cane amaro. Era una presunta invenzione delle Panthers, composto di porto rosso e succo di limone. Non era male quando ti ci abituavi e verso l'una del mattino cominciò a piacermi.
Lavorare alla distribuzione dei giornali non sembrava nemmeno lavoro, era piuttosto una festa. C'era sempre qualcuno che mi dava un passaggio a casa, dove piombavo in un sonno felice, sentendomi fresca e rinnovata. Era sbattuto su tutti i giornali, strombazzato alle radio, eppure non potevo crederci. La faccia seria di un giovane con la pistola rifiutava di lasciare i miei pensieri. Devo aver preso in mano lo stesso giornale per centinaia di volte. Quelle stronzate erano vere. 17 anni e un fucile sotto l'impermeabile. 17 anni e aveva preso la libertà nelle proprie mani. 17 anni e aveva sfidato l'intera struttura di potere degli sbirri in America. 17 anni ed era morto. Non so quante lacrime piansi. Andai al telefono per parlare con qualcuno che potesse spiegarmi tutto questo. Chi era Jonathan Jackson? Chi era questo giovane che era andato a liberare un prigioniero rivoluzionario nero, tenendo in ostaggio un procuratore distrettuale e un porco di giudice gridando: "Siamo rivoluzionari, liberate i Soledad Brothers entro le 12:30". Chi era? Avevo sentito parlare solo vagamente dei Soledad Brothers. Un fratello che conosceva tutta la storia me ne parlò. Tre prigionieri neri disarmati erano stati uccisi a colpi di pistola nel cortile di un carcere da una guardia bianca. Il tribunale lo aveva definito omicidio per legittima difesa. Dopo il verdetto, una guardia bianca era stata trovata morta. Tre prigionieri neri, impegnati politicamente, erano stati accusati dell'omicidio e gettati in isolamento. Rischiavano la pena di morte John Clatchett, Flita Drungo e George Jackson. Erano i fratelli accusati dell'omicidio. George Jackson, un brillante teorico rivoluzionario e scrittore, era il fratello di Jonathan Jackson. Non riuscivo a togliermi quella storia dalla testa, perché uomini e donne adulti vivevano mentre Jonathan Jackson era morto? Che genere di rabbia, che genere di oppressione, che genere di paese aveva forgiato quel giovane? Mi sentivo colpevole di essere viva e vegeta. Dov'era la mia pistola? E dov'era il mio coraggio? Avevo gli occhi asciutti quando partecipai al funerale. C'erano centinaia di persone. Riuscimmo appena entrare in chiesa. Avevano messo un altoparlante fuori così la gente poteva sentire il sermone. Le Black Panthers, solenni e determinate, marciarono in formazione militare. Ero proprio contenta che fossero venute. Il popolo nero ha bisogno di qualcuno che lo sostenga, altrimenti saremo sempre delle vittime. Tenevo strette le braccia, sentendo tutto lo sgomento. La vita è per noi così orribile. Se rimango una vittima, ne morirò, pensavo. Per me era giunto il momento di darmi da fare. Volevo essere una di quelle persone che si ribellano. Questi erano tempi seri. Angela Davis stava lottando per la propria vita. L'avevano collegata a Jonathan Jackson, accusata di sequestro e omicidio nella corte del tribunale, anche se non si era mai vista sulla scena. L'avevano accusata dell'omicidio perché affermavano che alcune delle pistole usate appartenevano a lei. Era una delle donne più belle che avessi mai visto, non in senso fisico ma spirituale. Sapevo chi fosse perché avevo dei ritagli di giornale su di lei nel mio archivio. Era la sorella che era stata licenziata dal suo lavoro di insegnante in un college della California perché diceva a tutti che era comunista e che se a loro non piaceva potevano andarsene all'inferno. Ma non ero sorpresa. Accusavano i neri di tutto, usando ogni scusa più inconsistente. Eravamo felici che non l'avessero presa. Speravo che non l'avrebbero mai presa. C'era tensione nell'aria, tutto accadeva troppo velocemente ed io non ero più cieca. Vedevo le cose, le vedevo in modo chiaro come non mai. Erano tante le cose che dovevo fare. Se sei sordo, muto e cieco rispetto a ciò che succede nel mondo, non hai alcun obbligo di fare alcunché, ma se sai cosa sta accadendo e non fai altro che startene seduto sul tuo culo, allora sei soltanto una nullità. Cercai di spiegare ad alcune delle persone che conoscevo come mi sentissi. Volevo lottare a tempo pieno. Mi incitavano ad entrare nelle Panther Party. Ripassai nella mia mente tutte le critiche che avevo fatto al partito. Avevano detto: "Se sei brava per il partito sarà bravo per te. Il partito è forte se la gente è forte". Tutto
Tutto questo aveva un senso per me. Per la prima volta dopo tanti mesi mi sentivo calma e sicura di ciò che avrei fatto. Dissi loro che tornata a New York la prima cosa che avrei fatto sarebbe stato di iscrivermi al partito. Ci ripensai mentre tornavo a casa. Di tutte le cose che volevo diventare quando ero piccola, una rivoluzionaria non era certo nel numero. Ed ora invece era l'unica cosa che volevo fare. Tutto il resto era secondario. Mi venne in mente però che anche se desideravo diventare una rivoluzionaria più di qualsiasi altra cosa al mondo, non avevo ancora la minima idea di cosa dovessi fare per diventarlo. Una foto. Sei di proprietà federale adesso, mi disse uno degli agenti, come se veramente ci credesse. Ti stiamo portando al MOC, Manhattan Correctional Center, la prigione federale, dove resterai durante il processo per la rapina in banca. Era il 5 gennaio 1976, 15 giorni dopo essere stata prosciolta dall'accusa di sequestro dalla Corte Suprema di Brooklyn, ero di nuovo a Rikers Island. L'uomo si diede da fare a legarmi con quelle che mi sembrava una quantità interminabile di catene e manette. Un altro agente, dallo sguardo stupido, mi disse quanto gli dispiacesse vedermi di nuovo. Disse che l'ultima volta gli avevo reso la vita un inferno. Io neppure me lo ricordavo. Era stato di servizio all'altro processo per la rapina in banca e gli avevano fatto un bel cicchetto perché ero rimasta incinta. Ti hanno incastrato, gli dissi. Mi guardò ottusamente grattandosi la testa. Sì, è vero. Incominciai a ridere. Persino gli altri agenti scoppiarono a ridere. Non è poi così divertente, disse. Ho perso la mia nota di qualifica e sono stato degradato. Risi ancora più forte. L'unico modo in cui posso descrivere l'MCC è un edificio grigio moderno con macchie di pittura colorata qua e là e una di quelle fortezze orripilanti all'interno delle città, antinaturale, antiumana e fredda in ogni senso. L'aria non era naturale perché in tutto l'edificio c'era l'aria condizionata. L'unica luce naturale entrava da bocche di lupo alle finestre, ai lati dell'edificio e controllate da allarmi. Le guardie sembravano robot dell'era spaziale, con giacche blu, pantaloni grigi, walkie-talkie ed altri ninnoli. Dopo aver ricevuto l'uniforme carceraria per le donne, una tuta da paracadutista gialla e scarpe da tennis, mi condussero alla sezione femminile. Con mia grande sorpresa mi misero in una sezione generale delle comuni. Mi diedero una chiave della mia cella e mi dissero che non c'era un orario di chiusura. Dovevamo comparire sulla porta della cella varie volte al giorno per essere contate. La sezione femminile era un'area relativamente piccola, compresa in una zona centrale per mangiare e per la vita sociale, una stanza per la televisione e tre livelli di piani diversi. C'erano alcuni uffici, una o due stanze che servivano da aula per lezioni e questo era tutto. L'unico altro posto dove le donne potevano andare era il cortile sul tetto, coperto da enormi sbarre di metallo antielicottero. Dopo aver trascorso più di un mese confinati in quel piccolo posto, alle donne non restava che arrampicarsi sui muri e sono sicura che gli uomini dovevano sentirsi allo stesso modo. Alcuni prigionieri federali se la spassavano con soldi e intrallazzi. Erano stati arrestati per aver commesso qualche reato più sofisticato della media dei prigionieri statali, ma la maggior parte erano poveri, neri e del terzo mondo, come nelle carceri di Stato. E come accade per le strade, anche lì erano i soldi a parlare. Molti degli uomini al piano nobile, che erano allo stesso piano delle donne, avevano soldi e circolava voce che potessero spedire fuori le loro guardie preferite a comprare cibo cinese o italiano o pasticceria ebraica a secondo del loro umore. Uno spacciatore di droga veniva spesso nella sezione femminile nei brevi orari previsti per le visite coniugali. Gli uomini del piano nobile, poiché avevano la possibilità di contatti con le donne, cercavano di comprarle mandando loro enormi quantità di doni dallo spaccio. Altri tentavano di impressionare le donne con le storie dei loro furti eccezionali o raccontando loro di quanto fossero importanti quando erano in strada. Un mattino ero seduta su una panca con un tizio bianco aspettando che mi portassero nell'aula della corte. Il tipo parlava costantemente dei colpi da 1 o 2 milioni di dollari che aveva fatto. Era una specie di artista della truffa, arrestato per frode in borsa.
Non dovresti essere qui, gli dissi. Dovresti essere alla Casa Bianca, con tutti gli altri eccezionali artisti della truffa. Ci ho provato, rispose. Ci ho provato come un matto. C'erano due sorelle che conoscevo da Rikers e ero veramente felice di vederle. Skids era una sorella forte e dignitosa che teneva la bocca chiusa, si faceva gli affari suoi e non dava ascolto alle stronzate delle altre. Era una persona veramente buona, generosa e aperta, e da lei emanava una grande umanità, benché rischiasse un bel po' di anni per un'accusa di rapina in banca. Fui colpita invece dalla visita di Charlie, che avevo conosciuto a Rikers come Charlene. Era completamente cambiata. Non era più la sorella minuta con la faccia paffuta che avevo conosciuto. Era come se fosse invecchiata nel giro di una notte. Aveva scritto alcune poesie esplosive e aveva partecipato al nostro gruppo teatrale. Questa volta era dentro per un cavillo legale, per aver violato i termini della libertà sulla parola. E se ne sbatteva ormai di ogni cosa. Era amareggiata e stanca. Tutto ciò che provava si poteva riassumere nell'espressione che usava spesso: vaffanculo. Mi raccontò che la sua libertà dipendeva dal fatto di passare o meno un esame equivalente al diploma liceale. Tutti la incoraggiavano a studiare, ma sembrava non interessarsi a niente. Diceva di essere stanca di continuare a saltare la corda e non gliene fregava di cosa sarebbe successo. Capivo come si sentisse, ma non sopportavo di vederla così amareggiata e ferita e senza una meta, niente di positivo a cui applicarsi. Volevo aiutarla, ma non sapevo come, e potevo stare con lei solo qualche minuto. L'unica cosa che la rianimava era la lotta delle donne per migliorare l'assistenza medica in carcere. All'epoca le condizioni sanitarie erano pessime. Le donne venivano dalla strada e non venivano fatti i loro esami fisici, test, niente. Avevano problemi per riuscire a farsi visitare da ginecologi e vedere rispettate le loro più elementari necessità mediche o altro. Dato che eravamo una minima percentuale della popolazione carceraria, le nostre necessità erano ignorate. Le donne si riunivano e scrivevano reclami al direttore. Charlie era una delle donne che si impegnava di più per il miglioramento delle condizioni sanitarie. A ripensarci adesso, in qualche modo ironico, solo poco più di un anno dopo ho sentito da voci in carcere che Charlene era morta per un cancro all'utero non diagnosticato. Il processo per la rapina in banca di Queens, per la quale mi trovavo in quel carcere, fu uno dei peggiori processi che ho dovuto subire. Avevamo appena finito il processo per il sequestro di Brooklyn e non avevo voglia di tornare in tribunale così presto. Per quasi 3 anni Evelyn aveva lavorato continuamente ai miei processi. Per diventare il mio avvocato aveva lasciato il suo incarico di professoressa alla facoltà di diritto della New York University il giorno in cui ero stata arrestata sull'autostrada. Alcuni dei pochi casi che aveva accettato dopo il mio arresto, soprattutto per guadagnare dei soldi, dovevano ormai essere discussi. E non poteva più posporli. Dovetti quindi cercarmi qualcun altro per il mio processo. Alcuni fratelli e sorelle mi raccontarono di Stanley Cohen. Dissero che era un buon avvocato e avrebbe fatto un buon lavoro in un processo di questo genere. Esitavo, perché avevo sempre avuto degli avvocati neri per difendermi. Sentivo che erano probabilmente più comprensivi e sensibili alla situazione che stavo affrontando. Non sto parlando di un qualunque avvocato nero della vecchia generazione, perché molti di loro fanno soldi a palate e la pensano come Richard Nixon. Sto parlando invece di quelli che si preoccupano delle piaghe del popolo nero.